Ben ritrovati. Oggi affrontiamo un tema che riguarda il pensiero e la capacità di elaborazione anche, e anche le differenze che ci sono all'interno della tradizione risorgimentale italiana. E ci riferiamo in particolare a tre figure, a tre pensatori di rilievo, Cattaneo, Gioberti e Mazzini, che se non esauriscono sicuramente la ricchezza, come dire, di voci, di profili, di posizioni del Risorgimento italiano, sicuramente sono abbastanza indicativi e esemplificano abbastanza questo patrimonio appunto di idee, di proposte e di profili biografici. Sono tutti e tre, appartengono di fatto alla stessa generazione. Cattaneo e Gioberti sono nati nel 1801, Mazzini è un po' più giovane, del 1805, hanno l'occasione, come vedremo, di vivere i momenti salienti del Risorgimento italiano, in particolare il biennio 48-49, nascono e provengono tutti e tre dalle città del famoso triangolo industriale. Carlo Cattaneo è un milanese, Gioberti è un torinese e Mazzini è un genovese. Quindi sono le tre città che rappresentano appunto l'emblema di questa parte del paese che ha introdotto forti innovazioni, forti investimenti, che ha cambiato appunto il modo di intendere l'economia e dove, come dire, si stanno prefigurando appunto velocità e processi che poi incideranno molto non solo nello sviluppo economico-sociale ma anche nei destini politici e istituzionali del paese. Giuseppe Mazzini ovviamente è uno dei protagonisti più assoluti, però se poi percorriamo la sua vita e tentiamo di andare oltre un po' la monumentalizzazione che è stata operata a livello di costruzione quasi mitica appunto del risorgimento, del processo risorgimentale, potremmo dire che è uno sconfitto, insomma. Mazzini vive la propria vita tra attività cospirativa, attività rivoluzionaria, lunghi periodi di esilio e un intenso lavoro di elaborazione delle proprie idee, che sono idee repubblicane, unitarie e filosoficamente ispirate allo spiritualismo. Le esperienze principali appunto di Giuseppe Mazzini partono nel 1800, negli anni 30, nel 1831 viene fondata l'associazione, la rivista Giovani Italia, che è un'associazione, come dice il nome stesso, insomma, che si rivolge alle nuove generazioni, che sono comunque le protagoniste di queste primavere dei popoli, e si poneva in assoluta discontinuità con le concezioni anche dei rivoluzionari che avevano vissuto i periodi precedenti, le generazioni sostanzialmente giacobine, le generazioni di rivoluzionari che si erano impegnati durante il periodo appunto delle repubbliche cisalpine, durante le repubbliche filo-francesi, e si pongono in discontinuità rispetto al metodo appunto cospirativo. Hanno un'attenzione molto forte, come dire, al rapporto con le masse popolari, cercano il rapporto con le masse popolari, ma specialmente accusa, questa è la posizione di Mazzini e del suo movimento, accusano le classi che hanno fallito appunto i propri obiettivi, le classi rivoluzionarie, le classi riformatrici che hanno fallito i propri obiettivi, perché le accusano di essere state sostanzialmente troppo individualiste, troppo legate al materialismo, appunto troppo elitari, incapaci di rapportarsi, di raccordarsi alle spinte che vengono dal popolo. Il concetto di popolo
e il concetto di educazione del popolo, che è l'elemento fondante della posizione di Mazzini, è decisivo, insomma. E quindi la componente pedagogica, la componente capace di influenzare, di indirizzare, di educare il popolo ad essere virtuoso, è il presupposto fondamentale poi per la riuscita dell'azione politica. Nel 1834 in esilio fondò la Giovine Europa, a dimostrazione appunto che queste generazioni avevano bisogno, per poter vincere e realizzare il proprio sogno repubblicano, e di incidere non solo sulla penisola italiana, non solo all'interno dei singoli stati italiani, ma era l'equilibrio, era la nuova Europa, era un'Europa appunto dei popoli, che doveva garantire il successo delle esperienze repubblicane. Nel 1948 Mazzini accantonò la pregiudiziale monarchica, antimonarchica, e si fece un po' si illuse sull'azione di Carlo Alberto di Savoia, e partecipò appunto inizialmente al tentativo di Carlo Alberto. Nel 1949 fece parte, come era naturale, insomma, del triunvirato della Repubblica Romana, insieme a Armellini e a Saffi, quindi partecipò a questa straordinaria esperienza appunto della Repubblica Romana, che aveva cacciato il Papa e venne poi repressa dall'intervento francese. E successivamente al fallimento del biennio rivoluzionario nel 1953 fondò il Partito d'Azione. Il Partito d'Azione, ricordiamo, che è uno dei partiti storici del Risorgimento italiano, rappresenta le posizioni repubblicane, le posizioni più progressiste. Partito d'Azione, il cui nome venne poi ripreso negli anni 40 del Novecento dalla tradizione, appunto, che era stata la tradizione dei fratelli Rosselli e di Parri e di altri grandi, come dire, protagonisti della resistenza e dell'esperienza della Repubblica Italiana, la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1957 appoggiò il tentativo di spedizione insurrezionale di Carlo Pisacane, finito tragicamente. Provò a convincere Giuseppe Garibaldi a non proclamare l'annessione del meridione al Piemonte durante appunto la spedizione dei Mille. Nel 1864 lo troviamo, come dire, esule a Londra, dove partecipò alla prima internazionale, e dove però entrò in frizione, le sue posizioni non si conciliarono, anzi furono fiere, come dire, avversarie delle posizioni che in quel momento stavano emergendo all'interno della prima internazionale, che erano quelle portate avanti da Karl Marx e da chi con uno schema appunto legato alla lotta di classe, alla concezione materialistica della storia, veniva visto da Mazzini, come dire, come un nemico sostanzialmente della causa del popolo, della causa rivoluzionaria, della causa repubblicana. L'Italia mazziniana necessariamente doveva essere uno Stato unitario, fortemente unitario, però retto da un governo costituzionale, democratico e repubblicano, e questa è la ricetta appunto che viene proposta da Giuseppe Mazzini. Nel caso di Carlo Cattaneo, lo ricordo, era appunto un milanese, era molto legato alla tradizione dell'illuminismo lombardo, era stato allievo del giurista Gian Domenico Romagnosi, quindi si ricollegava pienamente alla tradizione giuridica e di attenzione alla dimensione economico-sociale che era caratteristica appunto dell'illuminismo lombardo, e aveva una particolare, come dire, attenzione a declinare l'idea di progresso con una chiara, come dire, connotazione di impegno civile, di attenzione, come dire, al rapporto tra individuo e società.
e all'attenzione, alla risoluzione dei problemi economico-sociali. Nel 1838, qui vedete il frontespizio, fondò la rivista Il Politecnico, che è una rivista molto interessante, proprio legata alla soluzione, alla proposizione, alla soluzione dei problemi tecnici, delle questioni economiche, delle questioni sociali. Nel 1848, con le cinque giornate di Milano e con la successiva appunto esperienza insurrezionale contro gli austriaci, fece parte anche del Consiglio di guerra, fu l'unica praticamente partecipazione politica di rilievo, di impegno politico. In base, come dire, all'esito non felice appunto dell'esperienza milanese, maturò ancora di più le proprie posizioni repubblicane, democratiche, anticlericali. E ovviamente era un ammiratore delle forme di federalismo, in particolare del federalismo statunitense, del federalismo svizzero, e da cittadino del Lombardo-Veneto, inizialmente, prima ovviamente che si palesasse appunto il neoassolutismo e l'intento restauratore appunto dell'impero austriaco, era arrivato, come dire, a prefigurare una trasformazione in senso federalista e regionalista dell'impero asburgico, il grande impero multinazionale che poteva diventare effettivamente un pezzo di Europa federale, di Europa dei popoli, di Europa delle regioni. Esiliato in Svizzera, maturò ancora di più le proprie posizioni in senso radicale e antimonarchico, e solo una federazione di stati avrebbe garantito un'unità rispettosa delle libertà e delle forme di autogoverno, quindi non uno stato unitario, uno stato centralizzato, uno stato mazziniano sostanzialmente, ma uno stato che avrebbe fatto del federalismo l'elemento fondamentale per valorizzare e per comporre unitariamente, ma rispettando le identità molto forti che venivano dai territori, dalle città, dalle peculiarità regionali. Ovviamente per poter collocare questa soluzione di un'Italia che lui auspicava federalista e rispettosa delle prerogative e delle differenze anche che c'erano tra i vari territori, aveva bisogno ovviamente di una sponda nell'Europa, e l'Europa avrebbe dovuto garantire anch'essa la propria capacità di essere composta e gestita nella sua unità di obiettivi, ma con anche in questo caso una struttura federalista. In questo caso gli Stati Uniti d'Europa emergono in modo molto forte, è una tradizione che poi quella di Cattaneo inciderà enormemente nel corso del Novecento, pur da posizioni ovviamente minoritarie, ad esempio inciderà molto nel manifesto di Ventotene di Spinelli, Rossi, Codorni. E rientrato nel 1860 seguì Garibaldi ma fu subito deluso dall'esito centralista e dalla subalternità sabauda dimostrata appunto dall'eroe dei due mondi, e tornò quindi in Svizzera. Quella di Cattaneo è appunto una delle posizioni interessanti, perché propone una modalità appunto di raggiungere e di assecondare l'afflato unitario e il riconoscimento dell'identità nazionale, però rispettando e partendo appunto da un impianto federalistico, cosa che, come noto, verrà assolutamente sconfitto dal processo storico successivo e dalle modalità in cui si avvia poi il risorgimento italiano. Ultimo dei tre personaggi che voglio trattare è Vincenzo Gioberti. Di Vincenzo Gioberti qui ho scelto due immagini di Pio IX e di Carlo Alberto, quindi il Papa e il re delle due Sicilie.
re di Sardegna, scusate, ordinato sacerdote nel 1825, fu cappellano alla corte dei Savoia, sospettato di idee e di simpatie repubblicane e mazziniane, fu esiliato nel 1833, dal 33 al 46, e in quel periodo, a Parigi in particolare, elaborò le principali teorie che poi lo renderanno appunto famoso e lo imporranno anche all'attenzione non solo dell'opinione pubblica del momento, ma facendolo diventare, come dire, uno dei pilastri appunto dell'identità culturale italiana stessa. In quegli anni, dopo aver pubblicato l'opera Primato civile e morale degli italiani, rientrò appunto a Torino propose appunto in quest'opera la soluzione cosiddetto neoguelfista, cioè una posizione che attribuiva al papato, al papa in particolare, un ruolo di primo piano anche nel processo di raggiungimento dell'unità nazionale. La proposta di Gioberti, che tra l'altro non era solo in questa posizione, era quella di prevedere una confederazione degli stati italiani sul modello della confederazione germanica, guidata dal papa e retta sulla forza militare del regno di Sardegna. Bisognava, per far questo, restituire ad una chiesa rinnovata il ruolo di guida morale, riconciliandola con la civiltà moderna e collegandola ovviamente alla causa nazionale. E in questo le aperture di Pio IX avevano, come dire, aperto molte aspettative, insomma, che poi verranno, come noto, tradite. In un primo momento queste aperture permettono a Gioberti, che era appunto un sacerdote, di muoversi agevolmente da protagonista. Ecco. Poi Gioberti nel 48 entrò nel governo Casati, nel governo appunto di Carlo Alberto, fu presidente del Consiglio a Torino per alcuni mesi a cavallo tra il 48 e il 49, e con la sconfitta appunto dell'esperienza di Carlo Alberto e con l'insediamento di Vittorio Emanuele II fu inviato a Parigi come ministro plenipotenziario, però scelse di non dedicarsi più negli ultimi anni della vita all'impegno politico e si dedicò allo studio e alla pubblicazione di un'altra opera fondamentale intitolata Rinnovamento civile d'Italia. Ecco, Gioberti in quel caso aveva ormai abbandonato le sue posizioni neoguelfiste, non credeva più nella possibilità di rigenerativa e nel ruolo politico e morale del Papa, e si era ovviamente più spostato sulla fiducia nel ruolo che avrebbe avuto lo Stato Sabaudo nel guidare il processo unitario. Anche questa posizione però è interessante perché permette di, insieme a quella di Cattaneo e di Mazzini, di restituirci il grado di complessità e di ricchezza di posizioni che caratterizzano il Risorgimento italiano. Ovviamente dobbiamo stare molto attenti a non essere ancora prigionieri della costruzione quasi mitica di questi personaggi, di questi padri del processo di unità nazionale. Dobbiamo vederne appunto le differenze, dobbiamo vederne anche i limiti, le contraddizioni, ma specialmente dobbiamo considerare che sono espressione di un movimento plurale molto complesso che si differenzia dall'esito poi che la storia si incaricherà di dare ai processi e alla costruzione appunto e alle soluzioni trovate a livello di unità e di compimento del Risorgimento italiano.